Avviata dalla Guardia di Finanza di Olbia un'indagine sul finanziamento del programma di sviluppo rurale che ha portato all'esecuzione di un decreto di perquisizione nei confronti di tre professionisti e l'acquisizione della documentazione relativa presso l'Assessorato regionale all'agricoltura. L'attenzione dei militari si è soffermata su un bando che prevede l'erogazione di complessivi 15 milioni di euro, circa 180.000 per ogni ente locale, con presentazione della domanda sportello finanziata nella misura del 100%. I professionisti intercettati avrebbero sfruttato la rete e le conoscenze personali per ottenere informazioni riservate in modo da potersi proporre come progettisti per la realizzazione degli elaborati necessari da produrre una volta pubblicato il bando, con largo anticipo rispetto ad altri potenziali concorrenti, garantendo quindi la certezza dell'ottenimento dell'importante contributo e turbando nel contempo la scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione. L'attività ha portato al sequestro di supporti informatici e di altra documentazione ritenuta rilevante ai fini investigativi. Si celebra oggi la giornata mondiale contro l'omofobia. L'ERSU, SISME e Officine insieme hanno realizzato uno spot per sensibilizzare e dire no ad un fenomeno ancora troppo diffuso. Proteggiti dall'omofobia è il titolo dell'audiovisivo scritto dagli studenti e presentato questa mattina nella sala conferenze dell'ERSU dal direttore generale Antonello Arghito, la presidente del SISME Giulia Licheri e la professoressa Lucia Cardone, responsabile del laboratorio Officine del Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali dell'Università di Sassari. L'ERSU ha sposato questo progetto proprio per dimostrare che è libero da ogni discriminazione ed è contro l'omofobia. In questo spot sono i giovani che parlano ai giovani dal tema, l'idea alla realizzazione, perché restare soli sia chi discrimina. Noi del SISM da sempre cerchiamo di appunto contrastare quelle che sono le discriminazioni sia dell'identità di genere che dell'orientamento sessuale e quindi appunto abbiamo avuto quest'idea grazie anche all'ERSU che ci ha appunto sopportato e speriamo che possa essere un momento di riflessione durante una giornata come questa. Nella presentazione sono stati proiettati anche gli storyboard che hanno poi preso forma con gli attori che hanno interpretato e dato vita allo spot realizzato dal laboratorio Officine. Uno spot che è stato appunto realizzato dalle allieve e dagli allievi del laboratorio audiovisivo del Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali e che tutti insieme hanno collaborato, hanno realizzato lo spot dalla scrittura del soggetto che è stato discusso insieme alle ragazze del SISM fino alle riprese e alla sua realizzazione finale. Lo spot verrà trasmesso oggi e domani nei circuiti legati agli enti coinvolti e visibile anche sul canale YouTube dell'ERSU. La storia si ripete, arriva una multinazionale in Sardegna e rileva un'attività in dismissione, poi cambia idea e lascia. Si affacciano nuove manifestazioni di interesse, ma poi niente si concretizza. Nel sassarese è successo per diverse attività nelle aree industriali, la più clamorosa la Vinyls, con illusioni durate per anni. Giustificabile dunque la delusione e la rinuncia a sperare in una soluzione da parte dei minatori di Olmedo, che hanno appena assistito alla rinuncia alla concessione mineraria della società greca, vincitrice dell'ultimo bando. Ora la regione sta predisponendo un nuovo avviso pubblico per l'affidamento della concessione del sito minerario di Olmedo, come ha assicurato l'assessora dell'industria Maria Grazia Piras nel corso di un incontro convocato a Cagliari con i sindacati e una delegazione di lavoratori. La società greca ha comunicato formalmente alla regione la sua decisione. Non possiamo che prenderne atto, ha commentato l'assessora Piras. Per quanto ci riguarda, aggiunto, abbiamo fatto tutto il possibile perché dopo l'abbandono della precedente società che aveva in concessione il sito, l'attività estrattiva potesse riprendere entro breve tempo. La nuova rinuncia può allungare i tempi della ripresa produttiva, ma non cambia il nostro obiettivo. Intanto, ha detto ancora l'assessora, abbiamo dato le prescrizioni di legge alla società uscente per la custodia e il mantenimento della miniera. L'intenzione della regione è di contrarre i tempi tecnici e pubblicare presto il nuovo avviso. Nei prossimi giorni, ha assicurato Piras, saranno valutate anche gli strumenti per esaminare le questioni che riguardano l'eventuale accompagnamento dei lavoratori per il periodo di nuova concessione. Da venerdì 19 maggio a Sassari si terranno una serie di eventi che culmineranno nella 68esima edizione della Cavalcata Sarda. Per consentire lo svolgimento di tutti gli appuntamenti sono previste modifiche alla viabilità. Venerdì 19 maggio dalle 8 alle 24 il divieto di transito di fermata, eccetto i veicoli in uscita dal parcheggio interrato, nelle corsie laterali di Piazza Fiume. Dalle 8 di sabato alle 24 di domenica 21 maggio in Piazza d'Italia, nei portici Bargone e Crispo in via Molescot è istituito il divieto di transito di fermata. Dalle 8 di sabato a mezzanotte di domenica sono vietati il transito e la sosta in Piazza d'Armi, via
Sproni, Corso Margherita di Savoia tra via Sproni e via Manno, Corso Berlinguer via Manno tra via Enrico Costa e Corso Cossiga e in quest'ultimo tra Corso Berlinguer e via Sproni, via Mazzini tra Corso Cossiga e via Enrico Costa, via Monsignor Masia e via Ozieri. Fermata vietata anche in via Cavour tra via Sproni e via Manno. Dalle 16 di sabato 20 a mezzanotte di domenica è prevista l'inversione del senso di marcia nel tratto di via l'Italia compreso tra Corso Margherita di Savoia e via Le Mancini. Nello stesso periodo Corso Margherita di Savoia tra via l'Italia e l'ingresso nel parcheggio interrato dell'emiciclo Garibaldi sarà percorribile in senso ascendente. Durante la sfilata della cavalcata non sarà possibile accedere o uscire da parcheggi interrati dell'emiciclo Garibaldi di Piazza Fiume. Dalle 5 di domenica 21 maggio sino al termine della sfilata sono vietati il transito e la sosta lungo tutto il percorso. A scuola di piccoli candelieri è il progetto curato dal gremio dei contadini in collaborazione con il 10° circolo didattico e che si è concluso oggi con un ultimo incontro dedicato alla visita della cappella del gremio a Santa Maria e alla sede sociale in via del Gran Condotto. Circa 100 bambini accompagnati da insegnanti ed alcuni genitori sono stati guidati da gremianti e portatori. Tanto entusiasmo e grande curiosità da parte dei piccoli che frequentano la scuola dell'infanzia. Nelle scorse settimane sono stati coinvolti nella preparazione di mini candelieri e in lezioni di tecniche di ballo e trasporto. Sono state formate così 4 squadre di piccoli portatori che, aiutati dai portatori ufficiali del candeliere, hanno provato i passi a ritmo di tamburo. Questa mattina per la visita alla cappella del gremio a Santa Maria era presente anche il padre guardiano dei frati conventuali Silvano Bianco. Ai bambini sono state spiegate le caratteristiche anche degli altri candelieri ospitati nella chiesa, ma soprattutto le particolarità e le immagini del cero dei contadini nella cappella dedicata al patrono San Giovanni Battista. Al termine tappa alla sede sociale del gremio. Qui sono esposti strumenti di lavoro nei campi, bandiere degli obrieri del passato, abiti, divise e documenti storici. La Dinamo chiude la stagione con l'eliminazione dei quarti di finale e i play-off contro un'Aquila Trento che ha messo tutta l'energia possibile per vincere gara 3. A fine gara il pensiero di Coach Pasquini. Beh, c'è molto rammarico, onestamente. Ero convinto che avremmo potuto fare qualcosa di meglio, nel senso che purtroppo siamo rimasti un po' in alcune situazioni troppo a pensare per far fare sti benedetti falli a Gomez e Hogue, come abbiamo fatto in gara 2. Ci siamo intestarditi, abbiamo perso il ritmo in quella situazione lì e da lì è nato questo quarto da 2 a 12. Nei primi 5 minuti lì si è fatta la partita, perché poi alla fine, dal punto di vista fisico, dal punto di vista dell'intensità, sapevamo che era complicato contro di loro, e in una situazione del genere il fatto di aver perso ritmo e fluidità in attacco è stato decisivo, perché poi alla fine hanno preso fiducia, sono andati via in contropiede e basta, le abbiamo provate tutte. Resta grande rammarico, perché questo gruppo di ragazzi è un gruppo di ragazzi che resta un gruppo di ragazzi molto legato alla maglietta, molto legato a Sassari, un gruppo di ragazzi esemplari, perché a un certo punto, nel momento in cui potevano accontentarsi, non hanno voluto fare, sono dovuti andare oltre. Purtroppo ci resta il grande rammarico di non aver preso il fattore campo in quella partita a Caserta, però con i secoli mano da nessuna parte. Abbiamo fatto una gran rimonta nel giorno di ritorno, non è stata sufficiente, va avanti Trento, merito a loro, comunque assolutamente non demerito a noi.